Eccoci, ore 21 in punto, sedicesimo appuntamento con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. È una serata particolare questa, ve l'avevamo accennato già settimana scorsa che sarebbe stata una puntata particolare, perché questa sera inizia il meeting nazionale dedicato alla categoria giovanissimi a Pineto. Si sta svolgendo proprio in questi minuti la cerimonia di inaugurazione, noi siamo lì con le nostre telecamere, quindi questa sera sarà una puntata un po' divisa al 50%, al 50% qui, al 50% a Pineto. Allora io saluto rapidissimamente gli ospiti in studio, come sempre parlo di casa, Luciano Rabottini, ciao Luciano. Buonasera a tutti. E poi saluto, lo ringrazio, lo riospito sempre con grande piacere, Gilberto Petrucci, ciao Gilberto. Grazie, buonasera a voi e soprattutto ben trovati. Grazie, e poi un saluto a Manfredo De Panfilis, ciao Manfredo. Ciao, buonasera a tutti. Perché parleremo anche di mountain bike, stiamo aspettando anche Paolo Festa, però il saluto più grande lo do alla nostra troupe proprio a Pineto con Paolo Renzetti, che vedo in compagnia del primo cittadino di Pineto, Robert Verrocchio. Buonasera Paolo, a te. Tanello SD, prego. Buonasera. Grazie, grazie Jacopo, hai detto bene, siamo con il padrone di casa, il sindaco di Pineto Robert Verrocchio, che mi diceva qualche secondo fa che questa piazza così piena a Pineto non si era mai vista, sindaco, è vero? Ma soprattutto non si era mai visto questo parco così pieno di bambini, e questa è la cosa che ci rende felici. Io direi, se qui ci sono padroni o ci sono i bambini del territorio, ed è giusto che sia così, il loro territorio, la strada. Oggi sta parlando di bicicletta, abbiamo tanto insistito insieme alla società, che io colgo l'occasione per ringraziare, l'associazione Cerrano Outdoor nella persona di Andrea Cesarini, Marco Marrone e tutto lo staff Pasquale, perché stanno veramente lavorando da mesi, direi anni forse, per auspicare questa data, e da un anno si lavora costantemente. Noi abbiamo cercato di dare supporto in ogni modo, perché abbiamo creduto sin dall'inizio che poteva essere un'occasione importante per Pineto, per i valori che rappresentano presente questa manifestazione, quindi che ruotano intorno al cicloturismo, del rispetto delle regole, della qualità della vita, perché parliamo di qualità della vita, più bici meno auto, questo deve essere il messaggio, ma soprattutto diciamo per gli aspetti che riguardano anche la conoscenza del territorio nostro. Qui oggi sono 20 regioni coinvolte, sono oltre 1600 diciamo i giovani atleti iscritti, quindi significa migliaia e migliaia di persone. Molte di queste persone per la prima volta conoscono un territorio, conosco l'Abruzzo magari, e conoscono per la prima volta Pineto. Pineto che in questi anni sta insistendo tantissimo sul cicloturismo, tantissimo sulle piste ciclabili, c'è già un bel tratto realizzato, siamo a pochi mesi dall'appalto di ulteriori due importanti tratti lunghi di pista ciclabile, a completamento della costa e poi un tratto all'entroterra. Ecco, ci crediamo tantissimo, è tutto qua. Il ringraziamento veramente a coloro che stanno lavorando, all'associazione Cerrano Outdoor, tutti i ragazzi, i genitori che hanno fatto centinaia e centinaia di chilometri, perché abbiamo visto Lombardia, abbiamo visto Sicilia, abbiamo visto regioni lontanissime, insomma, aver raggiunto i loro figli per partecipare a questo importante appuntamento. Sindaco, prima di lasciarla ai suoi impegni, e questa è una cartolina importante, questa manifestazione non solo per Pineto ma direi per tutto l'Abruzzo e ovviamente per il ciclismo della nostra regione. Ma non a caso l'evento si chiama Meeting Abruzzo Meeting 2015, quindi volutamente, perché crediamo di avere una regione da vantare in Italia per i suoi parchi, per la costa, per il mare. Pensate, qui siamo in un comune dove poco più di un'ora si raggiunge il Gran Sasso, è qualcosa che poche altre regioni hanno come peculiarità. Il nostro comune in particolar modo ha la peculiarità di avere chilometri e chilometri di pineta a separarci dalla costa e dalla sabbia del mare, e ecco, ci vantiamo di questo e soprattutto continuiamo a lavorare, perché ripeto, sono iniziative importanti dal punto di vista sportivo, dal punto di vista ciclistico. Pineto ha già avuto campioni tra virgolette, se penso a Specialetti che è qui con noi oggi, e quindi lo ascolteremo. Siamo fieri ed orgogliosi. Bene, grazie, io ringrazio il sindaco di Pineto Robert Verrocchio, e chiamo a fianco a me, ringrazio il patron della manifestazione Andrea Cesarini, ovviamente impegnatissimo ma direi soddisfatto.
fatto di questa prima giornata della manifestazione, un bagno di folla che forse nessuno si attendeva fino a questo punto. Certo, ancora diciamo che l'Abruzzo non è stata mai abituata a questi tipi di eventi, fino a quando non si è toccato con mano ancora qualcuno era scettico, adesso si sono resi conto realmente che cos'è il meeting giovanile di ciclismo. Siete riusciti, Andrea, a coronare quello che fino a qualche mese fa sembrava un sogno irraggiungibile, il sogno è diventato realtà. Sì, un sogno è diventato realtà, difatti mi sono anche emozionato vedendo la partenza del meeting, perché dopo più di un anno di lavoro effettivamente ho sentito questo meeting che ormai che era dentro di me, questo scarico che ho avuto di colpo, e quindi mi sono emozionato nel vedere partire questo meeting che ancora adesso le squadre, le società stanno ancora arrivando dopo ancora un'ora e più di sfilata. Andrea, prima di lasciarti al tuo lavoro, dicevi tanta emozione, qualche ringraziamento e anche d'obbligo a questo punto? Ma io dico grazie a tutto l'Abruzzo, delle società abruzzesi, potrei sbagliarmi o dimenticarmi un nome, dalla federazione alle società, ai direttori sportivi di tutto l'Abruzzo, perché effettivamente mi sono venuto a darmi una mano qui, tutte le società e i tecnici abruzzesi. E siamo più di 100 persone, più di 100 volontari per mantenere stretto questo meeting. Bene, grazie ad Andrea Cesarini che lasciamo al suo lavoro. Tra l'altro, Jacopo, prima di restituirti la linea ti posso anticipare che fra qualche istante avremo in postazione, nella nostra postazione, qui il patron della Cycling Team di Ripa Teatina, Gabriele Marchesani, avremo anche Alessandro Spezialetti e dunque parleremo con importanti dirigenti di formazioni ciclistiche nazionali proprio di questa manifestazione. Per il momento è tutto qui. Da Pineto a te la linea, Jacopo. Grazie Paolo, grazie a Robert Verrocchi e Andrea Cesarini, a cui facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questa 4 giorni fantastica che si apre questa sera. Tra poco veniamo da te per altri protagonisti, però insomma avete visto, intanto alle mie spalle lo vedete, scorrono ancora immagini, si sta facendo notte a Pineto, ma poco importa perché insomma la manifestazione è bella, è bellissima, tanti bambini, tante persone che affollano il Parco della Pace a Pineto, che cominceranno a gareggiare. Intanto do il benvenuto a Paolo Festa. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. E allora noi ci fermiamo per questa anteprima un po' più lunga, ci fermiamo per un attimo, voi non cambiate canale, intanto vi ricordo il numero per interagire con noi, tra un po' lo vedrete qui più o meno sullo schermo, eccolo qua, 392-623-7060 per domande, considerazioni da girare ovviamente ai nostri ospiti. Come detto, ci fermiamo, piccolo break pubblicitario e poi vi inizia, velo, numero 16. Si vede bene. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da 3 generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripa Teatina. Chieti. Il presidente dell'Unione Ciclistica Fernando Perna vi invita all'edizione numero 68 del Trofeo Matteotti, la gara ciclistica sul percorso più bello e tecnico del mondo. Pescara, 19 luglio 2015. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo.
le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Eccoci di nuovo insieme per questo 16° appuntamento con Velo, mentre vedete alle mie spalle le immagini in diretta che arrivano proprio da Pineto, dove si apre il 29° meeting nazionale riservato alla categoria giovanissimi. Io ringrazio la nostra troupe composta da Paolo Renzetti e Silvia Gentile. Vedo alle mie spalle che c'è proprio Paolo Renzetti con Gabriele Marchesani e Alessandro Specialetti. Tra un po' arriviamo da te, tra pochissimo arriviamo da te Paolo, però prima volevo un commento da Gilberto Petrucci. Gilberto, poi parleremo ovviamente con te approfonditamente del Matteotti che ritorna quest'anno e per fortuna ritorna, però intanto vogliamo parlare un po' di questa manifestazione assolutamente incredibile. Vediamo un festival di colori, di ragazzini, una cosa fantastica. No, è una iniziativa davvero lodevole, importante, straordinaria, perché oltre a promuovere il ciclismo giovanile, che è quello che a noi interessa maggiormente, concede anche uno spaccato di promozione del nostro territorio. Avere qui tutti questi ragazzi, 1600 se non ho capito male prima, davvero tanti, insieme alle famiglie, agli accompagnatori, è un volano turistico importante. Ma poi il ciclismo oggi deve puntare sui giovani, perché sono il nostro futuro e rappresentano soprattutto anche una buona palestra di vita, il ciclismo in generale, perché lo definisco sempre un'arte il ciclismo, perché pedalare non è facile, e soprattutto unire lo sport con la mente oggi è diventato davvero difficile. Però con i giovani bisogna lavorare, bisogna
come dire, invogliarli a praticare sport, e credo che il ciclismo sia un veicolo straordinario per tutto. E allora torniamo proprio a Pineto da Paolo Renzetti, perché insomma questa potrebbe essere, Paolo, la palestra dei campioni del futuro. Cosa fa Alessandro Spezialetti? Comincia a sondare un po' il terreno con qualche anno di anticipo insieme a Gabriele Marchesani? Eh sì, io giro subito la domanda ad Alessandro. Alessandro, mi diceva Jacopo Forcella da studio, stai già iniziando a studiare i campioni del domani qui a Pineto questa sera? Un po' di anni che li studiamo, no? Scherziamo. Beh, ci sono ragazzi sicuramente promettenti, si devono divertire, hanno un'età giovanile, siamo qui soprattutto in rappresentanza di Pineto, dove ho vissuto per 25 anni, e speriamo di tirar fuori qualcuno. Insomma, hai dato già un'occhiata, ci sono diversi giovanissimi molto promettenti. Iniziamo da domani inizieranno le gare, da domattina inizieremo a dare un'occhiata. Questa sera è la serata dedicata al divertimento e alla festa, poi da domani si inizierà a lavorare. Beh, sicuramente, come potete vedere ci sono 2-3 mila persone qua, e per me è una bellissima soddisfazione vedere un po' di ciclismo anche a Pineto. Dopo tanti anni vedere questo mi fa veramente piacere. Gabriele Marchesani, diceva Alessandro Spezialetti, 2-3 mila persone, probabilmente di più questa sera in questa piazza. Queste manifestazioni fanno davvero bene al ciclismo, uno sport che riesce a trascinare gente in qualsiasi occasione e in qualsiasi posto come questa sera a Pineto. Hai fatto una giusta disamina appunto della serata, perché io credo che il bello del ciclismo sia appunto questo meeting, quello che sto vedendo, tanti bambini sfilare con le proprie famiglie, dove tutti i bambini, sto notando che a tutto pensano tranne che alla bici, e credo che sia appunto uno sport unico che riesca a coinvolgere così tanto. È uno sport spettacolare, speciale, dove si vede proprio l'aggregazione di tutti questi bambini che giocano, si divertono, e poi, come ha detto Alessandro prima, da domani iniziano le competizioni, però sempre nel segno del divertimento. Gabriele, questa sera abbiamo qui a Pineto il futuro del ciclismo italiano, i campioni del domani. Ma assolutamente sì, il futuro, le basi, soprattutto sono le basi del ciclismo. Si inizia così, cercando di far innamorare questi ragazzi a questo sport che, ribadisco, è uno sport secondo me speciale, bello, che ti coinvolge, ti affascina. E io voglio fare sinceramente le congratulazioni ad Andrea Cesarini per aver organizzato un qualcosa di così bello. Per me è la prima volta che vedo un meeting, e sinceramente, prima lo dicevo anche lì sul palco, è un qualcosa di interessante, è qualcosa di molto bello. Gabriele, prima di restituire la linea allo studio, parliamo un attimo anche della tua squadra, la Cycling Team di Ripatiatina. La stagione è iniziata con il vento in poppa. Ma direi di sì, perché la stagione, sono 4 mesi che corriamo, abbiamo raccolto già 2 belle vittorie con Marco Durbano in Francia e l'ultima la settimana scorsa con Pippo Fortini in Slovacchia. Parlando di numeri, abbiamo già raccolto 7 podi e abbiamo raccolto comunque una ventina di posizioni nella top 10. Per noi che siamo un team nuovo, una formazione nuova che si affaccia nel panorama professionistico, è un lavoro già che ci gratifica, un lavoro già fatto molto importante. Devo ringraziare i miei direttori sportivi, a partire da Alessandro Spezialetti, e sinceramente io non mi aspettavo, da presidente del GM, che ad oggi, al 18 giugno, si potessero già annoverare nel nostro palmarès delle prestazioni così importanti. Il sogno nel cassetto di Gabriele Marchesani per quest'anno qual è? Ma per quest'anno il sogno nel cassetto, diciamo, è di finire la stagione in crescendo, ma va bene così, magari di
nei campionati, nel campionato italiano della settimana prossima, di avere Marco D'Urbano che faccia una buona gara, magari arrivare nei 20. E dopodiché sogni nel cassetto ce ne sono tanti, a partire anche dalla struttura societaria che potrebbe cambiare nei prossimi 2 anni. Bene, io ringrazio Gabriele Marchesani, ringrazio Alessandro Spezialetti e chiamo in postazione Cristiano Taccone, questa sera in versione tricolore, davvero emozionato per questa bella manifestazione, tanta gente qui a Pineto, il ciclismo italiano è questo. Sì, è una manifestazione bellissima di bambini, poco ciclismo, tanto divertimento, sembra più carnevale che una festa di ciclismo. E volevo salutare in studio Gilberto e chiedergli se per piacere fa un'altra ventina di trofei Matteotti, perché più o meno questi qua correranno tra una ventina d'anni il Matteotti. E sono contento di vedere tutti quanti questi bambini, sono contento delle parole di Gabriele, che ha una squadra professionisti di un'età abbastanza giovane, ha appena finito il giro alla Slovacchia con una media intorno ai 20 anni, adesso credo stia esagerando a guardare i bambini di 7-8 anni, però è bellissimo vedere Alessandro Spezialetti in giro qui, che ha fatto secondo a Matteotti, di vederlo qua e di vederlo in giro con i bambini, un ex professionista con 14 giri qui in mezzo è divertente, è bello mischiato qui in mezzo. L'intervista l'ho fatta col cappello proprio perché l'ambiente, ragazzi, è da carnevale, è bellissimo, è un ambiente sportivo veramente bello. Cristiano Taccone, cosa fa oggi e cosa pensa di fare nel domani da un punto di vista proprio del ciclismo della nostra regione? Ma guarda, a me quello che piace tantissimo, quello che io oggi faccio è ben poco. Cioè, ho un bimbo che corre in bicicletta e mi sono questa sera qui, tra l'altro. Sì, sì, è in giro qui e mi sono appassionato ai ragazzi. Li ho sempre seguiti da un punto di vista più imprenditoriale, più distaccato. Adesso invece è la prima volta che vedo un meeting, è veramente bello. E ciò che sicuramente mi piacerebbe fare, mi piacerebbe impegnarmi, è proprio sulla crescita di questi ragazzi, perché oggi l'Abruzzo veramente, Gabriele Marchesani ha iniziato un progetto dove io per primo sono sempre stato scettico, perché non credevo potesse andare avanti un progetto come sta andando avanti, e veramente mi ha sorpreso. Veniva dal calcio, è venuto nel ciclismo e veramente si è immedesimato qui in mezzo. Ci abbiamo la Nippo Fantini in Abruzzo, che è diretta da Stefano Giuliani, quindi voglio dire direttori sportivi abruzzesi, Alessandro Donati, Stefano Giuliani, Alessandro Spezialetti, quindi bellissimo. Speriamo di trovare qualche corridore, le squadre stanno impegnando, speriamo che anche noi tutti ci impegniamo per poter organizzare squadre, allenatori, sponsor, per cercare questo momento che, ragazzi, è veramente bello. Stasera verrebbe voglia a tutti di iniziare un'attività. Paolo, io con questo auspicio, Paolo, di Cristiano, scusami, Paolo, Taccone, restituisco la linea allo studio. Sì, Paolo, ringrazio Cristiano, Paolo, le prossime, grazie. Paolo, dimmi, scusami, dimmi, sì, scusami, puoi passare, sì, l'auricolare a Cristiano, che gli facciamo rispondere, sì, direttamente, eccomi, da Gilberto Petrucci, se ha intenzione di organizzare altri 20 Matteotti per attendere. Certo, se puoi passare, certo, l'auricolare, certo, a Cristiano. Certo. Intanto, certo, sì, certo, c'è Gilberto che ti vuole rispondere, ti passo l'auricolare. Intanto, pronto? Sì, ciao Cristiano. Pronto? Ciao Cristiano, ben trovato, soprattutto ti vedo in ottima forma. Ah, ciao Gilberto. Allora, intanto il nostro obiettivo è arrivare alla 100ª edizione, quindi lavoreremo affinché, insomma, il trofeo Matteotti possa tagliare il traguardo delle 100 edizioni. Comunque ti ringrazio e volevo anche dirti che il connubio tra il ciclismo giovanile e il trofeo Matteotti, quindi tra il ciclismo giovanile, che oggi lo ricordavamo, è una palestra di vita, e il trofeo Matteotti, che rappresenta il top, perché è una manifestazione d'élite, è una cosa straordinaria, importante per il nostro Abruzzo, come hai anche sottolineato tu. Sì, sì, è vero. Poi, Gilberto, un altro anno è importante, sono 50 anni che l'ha vinto papà, Si fanno 50 anni. E faremo una grande edizione, questo te lo prometto sin da ora, perché ci teniamo, perché Vito è stato un grande corridore abruzzese, soprattutto un grande uomo che ha dato tanto al nostro movimento. Va bene, poi un saluto lo faccio se stai in ascolto, Stefano Giuliani. Stefano, sul suo cappello non mi batti più.
grazie. Ciao. Grazie Cristiano, ci sentiamo presto, ovviamente ti auguriamo a questo punto buon divertimento, visto che ti stai divertendo come un pazzo, ti auguriamo buon divertimento e in bocca al lupo. Sì, il divertimento è tanto. Ciao. Grazie a Cristiano Taccone. Qui ancora da Pineto, linea a te Jacopo. Grazie a Paolo Renzetti con questo collegamento. Per il momento ci fermiamo qua con le interviste. Tra un po' torniamo proprio da Paolo Renzetti, proprio a Pineto. Intanto Luciano, a te non te l'ho chiesto, mentre scorrono alle nostre spalle ancora immagini, ecco, squadra, adesso devo leggere, pedale Molisano Isernia, e allora facciamo un saluto ai ragazzi molisani, ma anche a tutti quelli piccoli guerrieri sanniti Pentri, quindi immagino sia di Isernia, perché i Pentri, anche perché c'era anche scritto pedale Molisano Isernia, quindi voglio dire, non c'era da poter sbagliare. Salutiamo gli amici del Molise che sono alle nostre spalle, ma salutiamo anche tutti quelli che ci seguono sia sul digitale terrestre, sia in streaming, sia sul canale 14 in Abruzzo, sia sul canale 12, eccolo qua in replica, Telemolise 2 ogni domenica alle 20:30. Vediamo Paolo Renzetti con Gaetano Rossi che si è avvicinato al suo microfono, lo salutiamo Paolo, gli facciamo un in bocca al lupo, ovviamente viene da una regione, praticamente siamo cugini, siamo quasi fratelli, sono nella regione Molise, sì, dopo ti faccio rispondere Gilberto, intanto linea a Paolo Renzetti. Paolo, suonate un po', non fate casi, allargatevi. Sì, grazie Jacopo, prendiamo nuovamente la linea qui da Pineto, hai detto bene, Gaetano Rossi del pedale Molisano di Isernia, tra l'altro siamo ben visibili anche in Molise, dunque Gaetano direi di approfittare innanzitutto per fare un saluto a chi ci segue proprio dalla vostra terra. Sì, grazie a voi che ci date questa possibilità, un saluto a tutti quanti i molisani, in particolar modo a quella zona dei Sanniti da dove noi veniamo, noi veniamo da un'area, i Sanniti Pentri da Isernia, e i ragazzi hanno voluto rappresentare appunto questo tema con, lo vediamo, con l'elmo del guerriero sannita, e vogliamo conquistare Pineto a colpi di pedali, chiaramente il nostro team è piccolino, non possiamo competere con altri team, ma almeno vogliamo diciamo conquistare la simpatia dei pinetani e dell'Abruzzo. Gaetano, siete decisi però a portare in alto il nome del Molise e di Isernia in questo meeting? Sì, ci proviamo, abbiamo anche alcune individualità e l'entusiasmo dei ragazzi è abbastanza alto, non abbiamo una grande esperienza, pur anche se la nostra società ha più di 40 anni, però diciamo giovanissimi, lavoriamo da pochi anni e quindi speriamo in qualcosa di buono, però già questa sera diciamo che ci possiamo ritenere vincitori, perché ho visto l'entusiasmo dei ragazzi, in particolar modo del pubblico, che e anche grazie della vostra emittente. Io a Gaetano Rossi voglio anche chiedere, prima di lasciarvi alla vostra giusta passerella, qualcosa sul ciclismo molisano, una stagione importante, state raccogliendo risultati importanti, è un movimento quello della vostra regione che è comunque in crescita. Ma il nostro movimento è molto piccolo, è un movimento piccolino, però teniamo tre professionisti ed è veramente tanto, abbiamo un Davide Apollonio che ha partecipato al Giro d'Italia con ottime volate, perché è uno sprinter, tra l'altro le prime pedalate le ha fatte proprio con questa società, e siamo orgogliosi e onorati di questi ragazzi che ci rappresentano un po' in tutto il mondo. Paolo, bene, scusami, io ringrazio Gaetano Paolo Rossi, scusami Paolo, puoi fermare Gaetano Rossi un attimo? Sì, puoi fermare Gaetano Rossi perché lo voleva salutare Gilberto Petrucci, no, e quindi se gli puoi passare l'auricolare, sì, ovviamente lo salutiamo anche noi in studio, però ci teneva particolarmente Gilberto a risalutare Gaetano Rossi, che immagino sia stato tante volte tuo ospite. Gilberto. Sì, tante volte mio ospite, ma soprattutto una persona affabile, una persona che è cresciuto tra i giovani, un'istituzione del ciclismo molisano come tanti altri uomini del ciclismo abruzzese che hanno lavorato solo e esclusivamente con i giovani, quindi a Gaetano Rossi, che vederlo questa sera qui a Pineto, qui vicino, è un fatto molto importante, Iago, perché comunque loro rappresentano davvero le istituzioni, le fondamenta del nostro movimento ciclistico abruzzese e molisano, quindi questo lo voglio sottolineare, e saluto soprattutto Gaetano che mi sta ascoltando sicuramente.
vediamo. Senti, no, sì, non penso. No. Comunque quello che voglio dire è che pochi o tanti di incendio per venti è importante partecipare. Mi ritorna, ciao Petrucci, Gilberto, non so se mi senti, io qua sì. Un po'. È un piacere salutarti a te e tutti gli amici. Mi raccomando, non andate via perché poi. Grazie Gaetano soprattutto per quello che ho fai. Ho un ritorno in cuffia qua, non io poi sono un po'. Grazie Gilberto, questo lo dobbiamo anche a voi cugini abruzzesi e anche a te personalmente, ti ricordi il memoriale del Fasano a Miranda? Sì, grazie Gaetano, perché lo dicevo prima, persone come te hanno davvero costruito il ciclismo di ieri e soprattutto di oggi, perché portare insieme tutti questi bambini in giro per l'Italia, aggiungo, è una responsabilità enorme, e tu insieme ai tuoi collaboratori che conosco, quindi siete persone davvero stupende, riuscite a fare con amore e passione, e persone come voi vanno valorizzate perché comunque date tanto al ciclismo giovanile. Però io senza numero non riesco a presentarvi. Grazie Gilberto delle belle parole, noi ci proviamo con tanta fatica perché sai i nostri mezzi sono limitati. Buonasera. Le soddisfazioni ci danno ragione e speriamo bene. Grazie allora, grazie a Gaetano Rossi per essere stato in nostra compagnia. Noi ovviamente facciamo un in bocca al lupo ai suoi piccoli guerrieri sanniti pentri. Speriamo anche per voi che ci possa. Che il meeting di Pineto possa riservare grandissime soddisfazioni a partire già da domani, un grosso in bocca al lupo, un buon divertimento come in tutti i meeting dei giovanissimi, per bambini così piccoli è giusto che si divertano, gli facciamo un grosso in bocca al lupo, torniamo tra un po' a Pineto. Allora io volevo, Luciano, siccome questa sera non si è ancora intervenuto ed è passata mezz'ora di trasmissione, ti stai emozionando solo a vederla, ti stai emozionando solo. Luciano è un passionale, ecco, questo dobbiamo dirlo. Luciano porta avanti anche questa trasmissione con molto impegno e amore, perché lui crede nei progetti e io lo conosco molto bene. Luciano, ho condiviso tutte le sue gioie e le sue amarezze, però devo ammettere che Luciano è una grande personalità del ciclismo a cui tutti dobbiamo dire grazie, perché la promozione del ciclismo, come stanno facendo anche gli amici di Pineto, è fondamentale per il nostro movimento. No, dicevo, mi emoziono perché ritorno anche indietro con questa grande passione che abbiamo un po' tutti del ciclismo. Io mi ricordo, ho partecipato anche a delle grandi feste come questi ragazzi stasera con i Giochi della Gioventù negli anni 70-71. Il meeting nasce dalla volontà di un grande dirigente federale che era Adriano Morelli, che capì a metà degli anni 80 che c'era un po' di crisi di energie nel ciclismo. Allora ha creato proprio questa categoria dei giovanissimi da 6 a 12 anni, perché negli anni 80, nei primi anni 80 si poteva iniziare a correre in bicicletta solo a 13 anni. Creando questa categoria ha riportato gli entusiasmi, ha fatto sì che molti ragazzini si avvicinassero a questo sport, e dopo 30 anni sono riusciti anche a Pineto a portare questa grande manifestazione che rappresenta oggi il fiore all'occhiello della Federazione Ciclistica Italiana a livello organizzativo, perché voglio ricordare che la Federazione Ciclistica c'ha sì il campionato italiano dei professionisti, ma soprattutto c'è il meeting rappresenta per la federazione la massima espressione, perché appunto dal meeting ci si può avvicinare, si può festeggiare, è un momento di festeggiamento di questo ciclismo, e voglio veramente fare i complimenti ad Andrea Cesarini che ha avuto grande coraggio a mettere su questo grande baraccone per far sì che questa manifestazione venisse qui a Pineto. Però voglio fare i complimenti sia a Andrea Cesarini, che è un dirigente giovane nel nostro sport, ma soprattutto agli amministratori locali, soprattutto ai dirigenti federali abruzzesi, soprattutto a tutte le società abruzzesi giovanili che hanno creduto in questo meeting e non si sono tirati indietro, perché sì,
l'organizzazione di Pineto, ma io ritengo che questo sia un successo federale, amministrativo, di un sindaco, quello di Pineto, che ha creduto molto in questo progetto, perché penso che poi il meeting possa essere veramente promozionale al territorio. Turismo, perché in queste ore a Pineto soggiorneranno oltre 4-5 mila persone, quindi veramente uno spettacolo che da domani non ci dobbiamo perdere tutti. Assolutamente, Gilberto, prima di tornare a Pineto, perché vedo alle mie spalle Pasquale Parmigiani abbronzatissimo, abbronzatissimo, molto più di noi. Davvero complimenti. Però prima Gilberto e poi torniamo a Pineto. Una domanda, Luciano, una domanda semplice, però forse indicativa per gli amici che ci seguono da casa. Quando nacquero queste forme di manifestazione a livello nazionale, Luciano, nella metà degli anni 90, se non ricordo, era una sorta di campionato italiano per i giovanissimi, diciamo così, tra i 6 e i 12 anni. E si svolgevano in due discipline, cioè la velocità e la strada. Oggi invece la formula è completamente cambiata. Sì, è cambiata anche perché si è capito che nel ciclismo giovanile bisognava allargare un po' l'educazione all'avvicinamento al ciclismo. Non doveva essere solo strada, ma doveva essere mountain bike, doveva essere gingane, quindi giustamente, già che doveva essere festa, doveva essere allargata. Secondo me nel prossimo futuro potremmo allargarla anche alle BMX, che è un esercizio didattico per chi si vuole avvicinare a questo sport molto importante. Quindi i dirigenti federali, secondo me, nel settore giovanile hanno lavorato benissimo, perché poi la grande forza di questo sport viene dalla base. Poi siamo un po' in crisi nelle categorie esordienti, allievi, però alla base veramente siamo veramente forti, anche perché poi alla base abbiamo la fortuna che questi ragazzi sono avvicinati dalle famiglie, dai dirigenti giovani, quindi tutta gente fresca del nostro sport, che magari fra 10 anni cresceranno con i propri figli, con i propri atleti, e diventeranno dirigenti di vertice. Assolutamente, torniamo a Pineto, c'è Paolo Renzetti con Pasquale Parmigiani, a cui diamo la buona serata. Ciao Pasquale, a te Paolo. San Minato Ciclismo, buonasera. Sì, grazie, grazie. Prendiamo la linea di nuovo, Jacopo, qui da Pineto. Come hai detto tu, lo hai riconosciuto, Pasquale Parmigiani, responsabile dei percorsi qui di questa manifestazione. Chiedo subito a lui proprio di entrare nel dettaglio tecnico di questa manifestazione. Cosa vedremo in questi 3 giorni? Allora, innanzitutto saluto tutti gli amici di Velò, scusate la voce, però è un periodo che stiamo lavorando. I percorsi sono stati definiti oggi, abbiamo avuto l'approvazione della Commissione Nazionale, da domattina si comincia a fare sul serio, stasera c'è festa, però domani cominceremo a gareggiare. Una manifestazione tecnicamente, Pasquale, sicuramente molto valida, con atleti che rappresentano, ne parlavamo anche con gli altri amici prima, il futuro di questo sport. Sì, beh, innanzitutto bisogna distinguere che comunque a quest'età è ancora attività ludica, c'è l'agonismo perché comunque c'è il numero, c'è l'arrivo e c'è una partenza, però la prima cosa che i tecnici imparano a questi ragazzi è tutto quello che è la disciplina sportiva del ciclismo. Che Pineto ospita questa manifestazione, si può dire che ha già vinto questa cittadina in provincia di Teramo questa scommessa, tanta gente e attrezzature all'altezza della situazione. No, sicuramente io ho detto uno slogan questi giorni, che noi abbiamo colpito Pineto al cuore con una freccia, d'amore sicuramente, perché abbiamo portato circa 1800 ragazzi a gareggiare, con 7-8 mila persone che oggi sono qui a Pineto. Basta pensare che Pineto, come popolazione, al centro di Pineto sono circa 8 mila persone, oggi si sono raddoppiati, è stata una cosa immensa, un'invasione di mini ciclisti in modo molto corretto, molto educato, anche le famiglie, veramente abbiamo avuto un'invasione veramente tanto, diciamo,
diciamo, rigenerativa per quanto riguarda Pineto. Bene, io ringrazio Pasquale Parmegiani, lo lascio al suo lavoro, grazie Pasquale, grazie alle prossime. Per il momento, Jacopo, possiamo restituire nuovamente la linea allo studio qui da Pineto per poi riprenderla quando avremo al nostro microfono altri ospiti. A te la linea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, grazie a Pasquale Parmegiani. Insomma, ci sono già degli sms, li leggiamo. Uno, se non era per Paolo Festa, quindi poi lo facciamo rispondere, mi dico dalla regia, leggiamoli però. Grazie a Maurizio da qui e ovviamente a Silvia Gentile che è a Pineto questa sera. Va bene il meeting, ma Paolo Festa, perché alla corsa di Rivisondoli sono state escluse improvvisamente le categorie esordienti a Levi, così come per la gara di Collarmele? Rispondiamo, poi ovviamente vedremo anche le immagini, le interviste dell'Abruzzo MTB, però intanto vogliamo rispondere allo spettatore, Paolo? Sì, sono state, diciamo, è stata sospesa la categoria allievi esordienti perché c'era una gara importante proprio per quelle categorie nella regione limitrofa e gli iscritti erano due o tre, tra cui mi sa che era un allievo e un esordiente, quindi abbiamo ritenuto opportuno sospendere questa, diciamo, per gli esordienti e gli allievi proprio in vista mi sa che tra l'altro era una gara pure importante, sì, era no, i campionati italiani, qualcosa del genere, quindi mi hanno chiesto di annullarla, anche perché fondamentalmente non c'erano iscritti. Okay. Soprattutto perché i bambini si stavano preparando tutti quanti per il meeting, che lo stavano tutti quanti aspettando, e le grandi società abruzzesi erano concentrate solo e esclusivamente sul meeting. Assolutamente, va bene. Leggiamo altri messaggi. Grazie di nuovo a Maurizio da qui. Viva il pedale molisano e persone come Gaetano Rossi. Eh sì, l'abbiamo detto, sottoscriviamo in pieno questo messaggio. Ancora, complimenti per la trasmissione, soprattutto per il collegamento da Pineto, impeccabili e professionali come sempre, velo numero uno, velo la vera trasmissione del ciclismo di casa nostra. Io non mi posso inchinare perché altrimenti uscirei fuori dall'inquadratura, ma mi inchino in maniera figurata a questo messaggio, ringraziando chi ce l'ha mandato addirittura con l'hashtag, un hashtag lunghissimo, e noi ti diamo veramente un grazie grande, grande così. Ce n'è un altro di messaggio? Jacopo no, ma Renzetti va in bicicletta, credo che vada in scooter, credo. Che vada in scooter, ma in bicicletta non se ne parla. Assolutamente no. Assolutamente no. Gilberto, tra un po' parliamo di Matteotti. Allora, lo sai che andiamo a vedere adesso? C'è un seguito ciclismo particolare. Achille Rasetta. Ti dice qualcosa? Come no, conosco molto bene, eh? Salute, un grande. Esatto. È lui che ha immortalato molte immagini del trofeo Matteotti. E allora andiamo a vedere Alessandra Portinari. Segui il ciclismo con Achille Rasetta e poi torniamo a c'è il Matteotti, Rivisondoli, tanto, tanto, tanto altro. Amici di Segui il Ciclismo, oggi andremo a conoscere da vicino un fotografo straordinario, Achille Rasetta. Ha tantissimo materiale, tantissime foto, tantissime storie da raccontarci, ma soprattutto lui da 40 anni è il fotografo ufficiale del Matteotti. Seguitemi. Achille, hai fotografato davvero tantissimi personaggi del mondo del ciclismo, una passione nata all'età di 12 anni. Sì, la prima macchinetta me l'ha regalata mia zia, avevo 12 anni, era questa Ferragna Eura si chiamava, nemmeno a farla apposta con Eura. E questa macchinetta qui era di plastica, guarda, era di plastica e montavi i rullini 6x6 da 12. E io i primi scatti con delle gare che si faceva tra Loreto, Penne, Picciano, andavo con questa macchinetta. Usciva abbastanza bene. Qualcuno un po' sfogato, che vuoi, dovevi
adesso fare, prima fare la, diciamo così, l'autofoco, no, non c'è l'autofoco, messa a fuoco manuale, adesso puoi scattare e basta, non fai, e ne fai migliaia, e con questa macchinetta mi ha dato tante soddisfazioni per quegli anni lì. E quindi tu ti fai davvero tutto il circuito del Matteotti, Pescara Colli compresa, per fotografare anche dei momenti che non sono proprio quelli della corsa? No, anche il colore, diciamo, del Matteotti, con, diciamo così, dove fanno gli arrosticini, dove si mangia, diciamo così, quel giorno lì, arrosticini, birra e altre cose, diciamo. E mi piace fotografare quei punti lì, diciamo, e arrivi di nuovo alla corsa. Questa è la maglia di Donato Giuliani? Sì, la maglia di Donato Giuliani quando cambiò la Filotex e andò con la Jolly Ceramica Decor insieme a Battaglin Bertoglio. È una maglia di lana, tutta di lana di una volta, che il buon Donato mi cedette allora. E poi ci sono anche altre maglie, c'è quella di Ruggero Marzoli. Sì, la maglia di Ruggero Marzoli, eccolo qua. Pure lui, Ruggero, ma con la dedica, il numero dorsale al fotografo ufficiale del Matteotti. Terzo abruzzese a vincere il trofeo Matteotti. Sì, terzo abruzzese, lo vinse l'anno dopo Danilo Di Luca, lo vinse. E questi sono i tuoi primi scatti nel 67? Sì, ma anche prima, diciamo, questo adesso, diciamo, quelli ufficiali. Vede, si vede la Polisportiva Pennese, che allora correva Tini, Travaglini, Pavone, Tini Donato, poi Collevecchio, Suriane, Travaglini, Vinicio. Questi sono i primi scatti miei, guarda. Qui avevi 17 anni circa, no? Sì, 17 anni. I heard you're packing to leave. I come a running right over. I just couldn't believe it. I just couldn't believe it. Oh, baby, baby, you must be out of your mind. Do you know what you're kicking away? You got a groovy thing going, baby. Got a groovy thing. Sì, questo è di Federico, quando vinse una tappa al Giro d'Italia dilettanti con la nazionale abruzzese, e mi fece questa dedica in questa foto che gli scattai. Qui è Moser sulla pista di Lanciano, Moser, poi c'è Giuliani, allora si faceva l'eliminatorio, no? Giuliani, Donato Giuliani, poi qui era Gimondi, Sant'Ambrogio, Moser, Francesco Moser, è un fotografo un po' più giovane. Qui è sempre la partenza, con Giuliani, Masciarelli, Paolini, Moser con la maglia di campione del mondo. E qui ci sono davvero dei reparti storici dei cimeli del Matteotti. Sì, cimeli Matteotti che io ho incominciato a raccogliere da quando sono, diciamo così, fotografo ufficiale, dal 1975. Un po' di foto me l'hanno regalate e molte foto l'ho fatto io dal 75 in poi. I cimeli, diciamo così, sono gli elenchi dei partecipanti. Questo è un elenco del 59, c'è pure Fausto Coppi con la tricofilina. C'è la Bianchi con Ronchini. Poi, un elenco che forse non si trova neanche al museo. Penso di no. E con quest'altra foto, qui me l'ha regalato un appassionato di Coppi, che si vede Coppi sul ponte del fiume Pescara, qui, di fronte al comune. Qui si vede il comune, si vede Coppi che legge il giornale. E questo addirittura, vedi Alessandro, c'è un telegramma. Conferma accordo, 6 agosto, Gaul e Pobet, saluti Coppi. Cioè Coppi portava, Gaul e Pobet portava. Qua altre foto di Fausto Coppi qui a Pescara. Fausto Coppi con Nino Bellogno, un giovanissimo Nino Bellogno. E con il giornalista che adesso purtroppo è deceduto, del Matteotti. E poi c'è una dedica con
una dedica al gruppo sportivo Perna con la firma di Fausto Coppi. C'è Fulvio Perna giovanissimo, c'è Carrea, Fornaro. Matteotti ha avuto sempre un parterre di grande rispetto. Sì, forse in questi ultimi tempi no, però prima Fulvio riusciva, diciamo così, a portare qui a Pescara il goto del ciclismo mondiale. Questo invece è il lancianese Di Toro, pure professionista, col suo papà, Mario Di Toro. Poi qui era la salita di Cappelle, la cioppa, addirittura questa è la cioppa. Hai mai pensato di raccogliere tutte queste foto in un museo? Comunque davvero... Adesso ce l'ho io, dopo un domani forse sì. Dalla foto si possono riconoscere alcuni personaggi. Boifava, quando vinse Boifava, Schiavon, poi c'è Nino Bellogno, c'è il fratello di Francesco Moser, Diego Moser, Fulvio Perna, il maestro Turco, un altro organizzatore. Questa è la salita di Cappelle. La salita di Cappelle negli anni 67-68, quel Matteotti lì. E c'era davvero un pubblico enorme, era seguitissimo. Le tribune con i tubi innocenti di una volta, come, non come adesso, arrivano i camion, i motorhom, scaricano tutto, con 10 minuti fanno tutto. Adesso si lavora una settimana a fare queste. E poi il Matteotti era veramente una festa, ma c'era davvero grande attesa per questa gara. C'era perfino la carovana pubblicitaria, guarda, queste erano tutte carovane pubblicitarie, macchine pubblicitarie. Che lanciavano gadget. Sì, lanciavano gadget e i ragazzi andavano proprio per questo, diciamo. Questo è quando vinse Ritter, Ole Ritter, il danese, nel 1968 a Piazza Duca. Anche il modo di fotografare nel ciclismo poi è cambiato negli anni, perché con l'avvento dal rullino al digitale c'è stata una grande trasformazione. Queste non erano foto da telex, diciamo, guarda. Questi qua. C'è ancora l'impronta fresca del pollice di Sirotte. Questa è la maglia. La maglia di Francesco Moser, suo personale. Questo qua, che dopo mi diede. Me lo spedì da Polù di Giova. Tu hai avuto sempre una grande passione, diciamo, tra quando il popolo si divideva tra Sarogni e Moser, tu stavi sempre dalla parte di Francesco. E tuo figlio si chiama Francesco appunto per Moser. Proprio per quello, penso di sì, perché c'era proprio una morbosità, un affetto verso questo ragazzo che era un atleta eccezionale. Non riusciva a vincere sto Giro d'Italia, poi alla fine vinse sto Giro d'Italia. Siamo andati noi tifosi in apoteosi. E tu hai fondato anche qui un club in suo onore. Il gruppo sportivo Moser. E questo era quando si faceva la punzonatura, guarda come si faceva all'aperto a Piazza Salotto. Quindi i tavolini della scuola, i giudici. Del bar lì a Piazza Salotto, giù c'è uno striscione. E diciamo i giudici, e si dava la busta tecnica al corridore, dove c'era il numero, c'era il dépliant. Vedi, qui c'era il campione, venne nel, che anno è questo? Beh, con gli anni 80 venne Paolini, campione d'Italia pure, venne. Oltre Moser, quale altro corridore ti ha dato tante soddisfazioni per essere... Il corridore era Indurain, Miguel Indurain, eccezionale. Difatti riuscì pure a darmi pure una maglia, me lo diede quando è venuto su al Giro d'Italia a Campitello Matese. Eccolo qua la maglia, una dedica, maglia rosa di Indurain. Matteotti va bene, però tu sei sempre, quando si parla di ciclismo ci sei sempre, quando ci sono le corse di ciclismo sei sempre pronto con la tua, adesso con la digitale. Dove la bicicletta, per esempio l'ultimo domenica scorsa all'Ironman, eccolo qua, c'era le biciclette, quindi ci doveva stare Achille Rasetta. Thank you.
Eccoci rientrati, abbiamo visto Segui il ciclismo con Achille Raseta. Tra poco parliamo di Matteotti, però andiamo a Pineto perché insieme al nostro Paolo Renzetti, vedo, gli do la buonasera al presidente del comitato regionale della Federciclismo, Mauro Marrone, ovviamente presente a quella che è una manifestazione di carattere nazionale che investe la nostra regione, investe la città di Pineto. Buonasera presidente, prima domanda, si sta divertendo? Sì, divertendo, però diciamo che siccome sono molto vicino all'organizzazione è anche faticoso, ma una fatica che si tranquillamente consuma vedendo questi ragazzi. Un'altra domanda, un po' di tempo fa durante la conferenza stampa di presentazione del meeting mi ha detto sarà un mese, una serie di tornanti per arrivare alla vetta. Adesso che ci siete più o meno alla vetta, che panoramica c'è? Siamo all'ultimo chilometro ed è quello più difficile, è quello dove si decide chi vince e chi perde, quindi è tutto ancora da vedere, via. Paolo, a te. Sì, grazie. Io volevo chiedere al presidente Marrone insomma, cosa pensa questa sera. Io credo che queste immagini che vedono i nostri telespettatori da casa, ma che noi vediamo dal vivo qui da Pineto, fanno davvero venire i brividi. Credo che solo l'Abruzzo riesce ad organizzare manifestazioni del genere e a portare così tanta gente in questa piazza come questa sera. Ma l'impegno da parte di Andrea Cesarini, di Pasquale Parmegiani è stato tantissimo. Io tra l'altro qui ho voluto con me due volontari, Giuseppe Bernardi e Santa Cardinale, che sono tra i 100 volontari che ci stanno dando una mano, che sono qui gratuitamente a perdere giornate di lavoro per darci una mano, questo per l'amore per il ciclismo, per l'amore per l'Abruzzo e per l'amore di iniziative come queste. Sicuramente noi abruzzesi siamo cocce dure, quando ci mettiamo in testa qualcosa di solito la portiamo a termine bene, speriamo, diciamo, siamo all'inizio e quindi è tutto ancora da vedere. Presidente, domani inizierà la manifestazione vera e propria, però possiamo dire già da questa sera che l'Abruzzo ha già vinto. Sì, domani mattina sarà la mattinata di fuoco perché avremo 7 campi di gara in movimento, quindi sarà una giornata di massimo impatto. Però diciamo che si tratterà della parte agonistica, quindi qualche inconveniente ci sarà sempre, perché quando si gareggia c'è, però sono sicuro che sarà anche domani una bellissima giornata. Presidente, prima di lasciarla, tornando a questa manifestazione, a questo meeting, anche queste manifestazioni sono importanti per la crescita, in questo caso, del ciclismo abruzzese? Sicuramente, questa è una manifestazione che porta tantissimo all'Abruzzo anche dal punto di vista del farsi conoscere, ma è sicuramente un momento in cui le nostre squadre si sono ancora di più impegnate per fare un ulteriore salto di qualità. Speriamo ci riescano, io sono molto fiducioso. Bene, io ringrazio il presidente Marrone che deve andare sul palco. Grazie presidente, ringraziamo i collaboratori della Federciclismo. Per il momento è tutto. Jacopo qui da Pineto, di nuovo a te la linea in studio. Grazie, grazie Paolo, grazie ovviamente al presidente Mauro Marrone, grazie anche a due dei volontari, Giuseppe e Sandra, ma avete sentito il presidente Marrone, sono davvero tantissimi quelli che si danno da fare anche gratuitamente per fare in modo che questa manifestazione riesca come sta riuscendo. Ovviamente noi incrociamo le dita, ma quello che si vede è davvero uno spettacolo unico. Ci fermiamo per la pubblicità, l'unica volta questa sera, perché ve l'avevamo detto, è una serata particolare, è una serata bellissima. Vedete alle mie spalle ancora tanta gente con le parrucche, si divertono più gli adulti che i bambini. Ci fermiamo per la pubblicità, voi non cambiate canale, torniamo tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northway.
computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Europa Ovini, da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. Della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Eccoci rientrati, tre minuti dopo le 22, ultima parte di Velo, non ci fermeremo più, intanto come vedete alle nostre spalle continuano le immagini di festa dei tanti bambini che sono arrivati a Pineto e che da domani gareggeranno, ma soprattutto che si stanno divertendo, lo faranno fino a domenica. Adesso però cambiamo argomento, parliamo del trofeo Matteotti, perché oggi è 18 giugno, quindi manca, se non vado errato, un mese e un giorno, caro Gilberto. State pedalando da un anno, 68esima edizione del trofeo Matteotti, che torna dopo lo stop dell'anno scorso. Questa è l'anteprima, la locandina di questo trofeo Matteotti. Insomma, che cosa, come ci troviamo, qual è lo stato delle cose intanto, ad oggi? Intanto sono emozionato perché allestire una manifestazione importante, ma soprattutto per la storia. Prima Achille Rasetta, che è il nostro fotografo ufficiale, ha un po' detto, anticipato, che comunque il Matteotti più che altro è storia e patrimonio culturale della città di Pescara e dell'Abruzzo, quindi rappresenta un punto di riferimento straordinario per il nostro panorama ciclistico e sportivo della nostra regione. Ma la cosa che più mi colpisce è quello di ereditare un lavoro fatto in passato da persone importanti. Voglio ricordare, come anche prima è stato detto, Nino Bellonio, che è lo storico segretario
del trofeo Matteotti, Alfonso, il compianto Alfonso Di Russo, Fulvio Perna e tante altre persone che hanno costruito la storia di questa manifestazione. Quest'anno sono 68 edizioni, ma festeggiamo i 70 anni di attività dell'UC Fernando Perna, sì, che è il sodalizio che organizza questa iniziativa sportiva, perché la prima edizione del trofeo Matteotti, della classica di ciclismo riservata ai professionisti, si è corsa il 1 maggio del 1945, quando Pescara era ancora ferita dal secondo conflitto mondiale. Quindi è un collegamento che facciamo, riannodiamo i fili col passato, perché da quel periodo fatto di dolore, sofferenza, a un momento di gioia e felicità, perché il Matteotti vuole comunque trasmettere quel messaggio di pace, solidarietà che ha sempre contraddistinto questa manifestazione. Per quanto riguarda l'organizzazione, certo, ad un mese siamo pronti, la macchina organizzativa, grazie anche al patron Renato Ricci, che è il vero mecenate dello sport pescarese, perché dare tanto al ciclismo, dare tanto allo sport, perché Renato non è solo trofeo Matteotti, Renato è stato anche in passato sponsor di sodalizi calcistici come la Renato Curi, che all'epoca aveva nel vivaio. Se non fosse per Renato Ricci, oggi il Pescara avrebbe un allenatore di meno, esatto, vogliamo dirlo? Parlavo di Oddo Grosso, Falcone e tanti altri, quindi voglio ricordare che Renato comunque da tempo che si impegna, che impegna la sua famiglia a favore dello sport. Quindi, tornando all'aspetto tecnico, la manifestazione è pronta, abbiamo già praticamente una prima lista di squadre, saranno 16 squadre e tra questi ci sarà anche la Nazionale Azzurra che parteciperà al trofeo Matteotti. Naturalmente non abbiamo ancora i nomi dei convocati, a breve Davide Cassani dovrà diramare anche le convocazioni per quanto riguarda il trofeo Matteotti. Ci auguriamo che sia ai nastri di partenza anche un abruzzese che credo, Luciano, non abbia mai corso il trofeo Matteotti, cioè Cataldo. E mi auguro che possa, insomma, rappresentare davvero la stella polare di questa manifestazione. Poi abbiamo 7 formazioni professional, corridori, il parco, diciamo, il lotto dei partenti prestigioso. Il trofeo Matteotti è una manifestazione 1.1 che vuole crescere, vuole raggiungere, non dicevamo a caso prima le 100 edizioni, ma vogliamo davvero ricostruire quel tessuto sportivo che negli anni 50 e 60 hanno un po' costruito la storia di questa regione dello sport pescarese. Senti Gilberto, è chiaro che noi parliamo adesso dell'edizione numero 68, dopo che la 67 è storia di 2 anni fa. Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso, quando il Matteotti, per evidenti problemi che poi sono stati, insomma, resi noti, cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Il Matteotti naturalmente vive di cicli, e quando finisce un ciclo bisogna ripartire, e bisogna ripartire con nuove motivazioni, con nuovo entusiasmo. Diciamo che dal 2013 ad oggi c'è un nuovo spirito di azione del sodalizio dell'UC Fernando Perna, e mi auguro che, visto che il Matteotti, e lo voglio sottolineare perché finora non è stato mai detto, ma è l'unica manifestazione sportiva di carattere internazionale presente a Pescara. Al di là degli eventi spot commerciali, non voglio fare riferimento all'Ironman, che è un momento di goliardia, ma non ha nulla a che vedere con lo sport professionistico e soprattutto con lo sport di sacrificio, perché non ha storia l'Ironman, a differenza invece del trofeo Matteotti, che rappresenta un po' intere generazioni di pescarese. E qui abbiamo Luciano Rabottini, che evidentemente avrà scelto di correre in bici anche perché amava seguire il trofeo Matteotti quando aveva i calzoncini corti, andava, ci si appassionava a questo sport seguendo appunto questo grande evento che, esatto, è stato il Matteotti, un po' tutti, insomma, generazioni. Ma poi il Matteotti ha fatto appassionare di ciclismo anche gente che poi, certo, non ha avuto la fortuna di poter praticare, certo, questo sport. Però tutti quanti ricordiamo la nostra infanzia come con il Matteotti, che era quella manifestazione dove si andava a festeggiare con il papà, con lo zio, e vedere appunto questa manifestazione dove partecipava appunto grandissimi campioni. Anche prima dell'intervento televisivo si diceva del Matteotti,
se salvare l'evento sportivo, certo, o l'evento culturale. Giustamente il ciclismo è cambiato, i nuovi regolamenti, sono nate tantissime corse nel mondo. Una volta negli anni 60-70 le corse erano in Italia, in Belgio, in, esatto, Olanda. Adesso le corse sono dall'America del Sud, all'Australia, in Cina, in Giappone, quindi il panorama ciclistico è veramente, si è globalizzato molto, quindi non potremo sicuramente più avere il Matteotti degli anni 60, però obiettivamente va preservato l'aspetto culturale di questa manifestazione, che giustamente deve rimanere a prescindere dall'aspetto sportivo, ma deve rimanere quella grande festa che ci ha accompagnato, certo, generazioni di persone. Gilberto, hai parlato di Dario Cataldo e quindi immaginiamo la presenza dell'Astana, qualche altra formazione nazionale italiana, l'Astana, due ce le hai date, sono 16, se ci dai qualche... Non voglio anticipare perché Cassani mi ha chiesto proprio di aspettare ancora un po', perché molto probabilmente... Vabbè, dobbiamo anche fare un'analisi, perché il trofeo Matteotti naturalmente si corre in concomitanza il Tour de France. Molti corridori italiani soprattutto mi riferisco, che sono in forza a formazioni Pro Tour, che non parteciperanno al Tour de France, ma magari hanno voglia di correre con la nazionale azzurra, dico bene Luciano, certo, avranno la possibilità di continuare a correre, quindi comunque di partecipare a questa manifestazione e quindi prepararsi anche al mondiale, perché comunque il mondiale si correrà a fine agosto, settembre, inizio di settembre. Quindi naturalmente il Matteotti rappresenta comunque poi il circuito, un circuito che è particolare, perché non è un circuito facile, è difficile anche da interpretare, poi con il caldo aumentano anche le difficoltà. Quindi è chiaro che avremo un lotto di partenti circa 132-133 corridori, 130 corridori. Avremo la nazionale azzurra che sarà un po' il faro, 7 formazioni professional, quindi con un buon tasso tecnico, e poi avremo le continental, perché noi come società, come sodalizio, puntiamo anche a valorizzare le continental, che hanno comunque un ruolo importante. Abbiamo una formazione abruzzese, quella che prima insomma ci ricordavano da Pineto, la formazione di Marchesani, che comunque punta a fare bene anche al trofeo Matteotti. Abbiamo altre forme, una squadra marchigiana. Comunque abbiamo realtà che possono vivacizzare, dico bene Luciano, la corsa e fare la differenza e magari rendere anche spumeggiante il tasso tecnico del Matteotti. Certo, 13 giri, un circuito pesante per 180, da percorrere 188 km, non è una corsa molto facile. E poi è chiaro che c'è il contorno, abbiamo puntato molto sul marketing, puntiamo un po' a riscoprire quei valori che dicevo nella mia prolusione iniziale. E poi soprattutto a valorizzare l'identità di questa manifestazione, perché comunque Luciano l'ha detto, bisogna salvare l'aspetto culturale al cospetto di quello sportivo. Sì, cerchiamo di trovare un compromesso, un punto intorno al quale costruire sia la storia, il trofeo Matteotti, quindi preservare quel valore storico che contiene, ma anche l'aspetto sportivo. Quindi quest'anno, non dimenticare mai nemmeno il passato. Mai il passato, perché il valore del trofeo Matteotti è uno dei più importanti delle classiche di ciclismo di un giorno. Peraltro, e questa è la cosa che mi rende poi, che mi ha fatto appassionare a questa manifestazione, è che dopo, il giorno dopo della corsa, mi chiamano o ci mandano email tantissimi appassionati di ciclismo che vivono in Belgio, che vivono in Francia, perché vogliono avere la brochure ufficiale del trofeo Matteotti, perché evidentemente rappresenta un punto forte nell'immaginario collettivo del tifoso di ciclismo. E in Belgio e in Olanda o in Francia, dove il ciclismo comunque è lo sport principale, continua ad avere un riferimento importante. Un esempio porto: il sito del Trofeo Matteotti, www.trofeomatteotti.com, la maggior parte dei contatti arriva proprio dal Belgio, dall'Olanda e dalla Francia. Non è un caso questo, come non è un caso che
molte richieste di materiale, di gadget arrivano da queste nazioni. Poi è chiaro che noi dobbiamo fare i conti con la crisi, dobbiamo fare i conti con un calendario, come diceva Luciano, affollato, dobbiamo fare i conti anche e soprattutto con i corridori, con il lotto di partenza. È chiaro che il Tour de France, ma anche la presenza di pochi corridori, Luciano, e questo tu mi potrai essere di supporto, non abbiamo più quel numero di corridori italiani che insomma possono avere un calendario, una stagione agonistica costruita su tutta la parte centrale del calendario. Ad esempio a luglio molti sospendono in attesa il finale di stagione per prepararsi magari per il Lombardia oppure per le corse di settembre, quindi naturalmente rinunciano a correre il Matteotti, però quest'anno devo ammettere che abbiamo corridori anche di spessore. Quindi poi parliamoci chiaro, Gilberto, non ci sono nemmeno più quei grandissimi corridori del passato. È vero, questo anche adesso vero. Il ciclismo mondiale, il riferimento del ciclismo mondiale è posto su 3, 4, 5 personaggi, ma una volta veramente ce n'erano a decine. Questo quindi... è un Matteotti, mi dicono la regia, del 1965. Non dice sì. Maurizio Daqui che per l'occasione questa sera si è fatto crescere altre 10 mani, ne ha 12 questa sera. Per stare dietro a tutte le cose, Luciano. E poi volevo anche concludere facendo i complimenti agli organizzatori, perché parliamoci chiaro, con la globalizzazione del ciclismo in Italia sono morte veramente grandissime classiche, è morto il Giro di Campania, è morto il Giro del Lazio, è morto la Placci, ma sono morte tantissime altre, Gran Premio Industria e Commercio a Prato, il Matteotti è, anche con fatica però sta resistendo a questa grande crisi che c'è a livello organizzativo, anche perché gli eventi ciclistici oggi iniziano ad avere veramente dei costi esorbitanti. E quindi speriamo però che l'organizzazione di questa grande manifestazione possa resistere, e soprattutto dobbiamo stare noi tutti appassionati vicino appunto agli organizzatori. Vedi Luciano, proprio qualche settimana fa in una riunione all'interno della Lega Ciclismo Professionisti, del Ciclismo Professionistico, abbiamo proprio affrontato questo tema, il fatto di conservare queste manifestazioni. In Italia sono rimaste 12-13 corse, 14 corse di ciclismo come il Matteotti, diciamo professionistiche, tolte gli eventi organizzati dalla RCS Sport, quindi Giro d'Italia, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico e Lombardia. Cioè siamo rimasti in 15-14 corse e quindi dobbiamo cambiare un po', perché se vogliamo mantenere. Poi il Matteotti è la corsa più a sud per quanto riguarda i professionisti. Sì. Quindi è chiaro che diventa difficile portare una squadra francese o una squadra belga a correre un giorno solo di gara il trofeo Matteotti. Assolutamente. Perché i costi sono esorbitanti. È chiaro che cerchiamo comunque sia di portare avanti questa iniziativa con molto impegno e spirito abnegazione. Poi naturalmente io ho avuto un grande maestro all'interno dell'organizzazione del trofeo Matteotti, che è Nino Belloni. In questo periodo non sta tanto bene, gli faccio davvero un abbraccio. Lo salutiamo anche noi. Però lui mi ha insegnato che non bisogna mai mollare, ma cercare di portare avanti questa iniziativa, proprio perché è un'iniziativa che non può e non deve morire. Assolutamente. E quando noi andiamo in giro, diciamo così, per utilizzare un linguaggio semplice, a chiedere aiuto agli amici imprenditori, e vedi che c'è comunque la voglia di dire sì, vogliamo sostenere il Matteotti perché è il trofeo Matteotti. E quindi questo è l'aspetto che ci spinge. Una questione di identità, anche se vogliamo. Di storia, cosa che abbiamo riscontrato l'anno scorso indirettamente, e molti, proprio per questo discorso di identità, non solo di Pescara, ma anche proprio dell'intero Abruzzo, sentivano la mancanza del trofeo Matteotti. Certo, poi quest'anno abbiamo purtroppo problemi che gli enti pubblici non sostengono più per motivi di bilancio, per motivi di patto di stabilità, per altri motivi,
E quindi se vuoi continuare a portare avanti questi inseriti devi inventare qualcosa, devi chiedere aiuto, devi, perché sennò il Matteotti muore. Ma come potranno morire altre manifestazioni di carattere simile appunto al trofeo Matteotti? E questo dispiace, dispiace perché non... per il futuro di questi ragazzini che oggi sono questa sera a Pineto, il fatto che non ci avere sia il Matteotti, più corse come il Matteotti, sì, come il Giro di Romagna, come la settimana internazionale Coppi e Bartali, oppure altre manifestazioni simili, certo per loro demolisce, certo, viene demolito anche un sogno, quello di poter correre il Matteotti. Per gli abruzzesi, e Luciano mi potrà aiutare in questo, la classica pescarese è stato come era il mondiale per gli abruzzesi, poter disputare. Era l'unica corsa stagionale dove appunto noi corridori abruzzesi potevamo metterci in mostra nel nostro pubblico amico, quindi era quella corsa dove veramente ci tenevi tanto a far bene, certo, anche se obiettivamente a me personalmente il Matteotti soffrì. Per le grandi sulla questione mi sembra che ci sia qualcosa sulla brochure. Ho letto qualcosa, non voglio anticipare nulla. Ecco Jacopo, volevo dire una cosa importante prima di che il 9 luglio, giovedì 9 luglio alle ore 10:30 nella sala Tosti dell'Aurum presentiamo la 68esima edizione. Assolutamente. Mentre quest'anno il raduno ufficiale non sarà più dinanzi alla stazione ferroviaria di Pescara, bensì al porto turistico, perché vogliamo valorizzare quella zona di Pescara e perché vogliamo fare un esperimento, Luciano, vogliamo far passare durante il giro turistico i ciclisti sul ponte del mare. Sarà un colpo d'occhio bellissimo. In bocca al lupo Gilberto, noi ovviamente aspettiamo il trofeo Matteotti, anche la presentazione il prossimo 9 luglio, Sala Tosti a Pescara. Adesso prima di tornare a Pineto ovviamente parliamo di mountain bike, facciamo un'escursione in provincia dell'Aquila, Rimisondoli. Paolo, allora, com'è andata settimana scorsa, insomma ce l'avevi presentata, anzi 2 settimane fa. Sì, ce l'avevi presentata la manifestazione, erano una gran fondo di 50 km, una marathon, sì, di 60 km, tanto dislivello, queste sono le immagini, com'è andata? Guarda, fondamentalmente è andata bene, i numeri erano quelli che ci aspettavamo, non tantissimi, anche perché in contemporanea con l'Ironman di Pescara, che comunque ci ha tolto quella cinquantina, sessantina di persone, alla fine i partenti sono stati circa 270. Devo dire che noi anche negli anni passati abbiamo sempre avuto delle contemporaneità, perché nelle edizioni precedenti eravamo a luglio e stavamo sempre in contemporanea con il Matteotti, quest'anno invece ci siamo spostati a giugno e abbiamo beccato l'Ironman. Tra l'altro c'erano gare importanti anche nelle regioni limitrofe, quindi 270 partenti per noi che siamo una piccola gara regionale sono più che soddisfacenti. Oggi dopo stiamo parlando di grandissimi eventi, tra cui il Matteotti e il meeting, che tra l'altro sapevamo già tutti i numeri che dovevano arrivare, ma nessuno si aspettava quello che ora stiamo vedendo realmente. Ora speriamo che questa cosa faccia del bene sia al ciclismo su strada che alla mountain bike, anche perché lì domani mattina, da quello che so, ci sarà proprio la mountain, sì, bike, e infatti sarò impegnato anche io a dare una mano. Quindi, ah, quindi praticamente dormi qui a TV6, quasi. Poi domani mattina ti sposti, quasi, a Pineto. Mauro e Gianluca mi hanno detto che alle massimo alle 6:30, 7 devo stare là. E allora mi sa che ti conviene che ti prendiamo una brandina. Sì. Ti chiedo scusa Paolo, facciamo una rapida, sì, sì, escursione a Pineto. Ho perché visto. Vedo con Paolo Renzetti, il consigliere nazionale della Federciclismo, Camillo Ciancetta, che ringrazio, che saluto. Paolo, a te. Sì, grazie, grazie Jacopo, siamo come hai detto tu con il consigliere nazionale della Federciclismo Camillo Ciancetta per parlare di questa manifestazione. Camillo, una manifestazione importante che sicuramente inorgoglisce tutti gli abruzzesi e tutti gli appassionati di ciclismo. Ma sì, come ho avuto modo di dire, è una manifestazione che qualche anno fa, quando si è pensato di richiedere come Abruzzo questa iniziativa, io mi sono adoperato e
pensavamo veramente in tempi lontani con grande difficoltà di portare avanti questa iniziativa. Oggi veramente siamo soddisfatti perché siamo in fase di lancio, è stata già una giornata bellissima e quindi credo che qui a Pineto ci saranno tre giorni di grande spettacolo di ciclismo giovanile, quindi questo ci aiuta a promuovere il ciclismo nel nostro territorio, ma anche a propagandare la nostra regione, a propagandare quello che l'Abruzzo sa fare e come accoglienza e anche come organizzazione organizzativamente dalle nostre società. Camillo, un Abruzzo forte e gentile questa sera ha accolto questi oltre 1800 atleti arrivati da tutta Italia. Sì, i bambini veramente, è stata una coreografia fantastica, c'è stata la sfilata, abbiamo persino selezionato alcune coreografie che saranno premiate, non dimentichiamo che dietro questi ragazzi ci sono i genitori, i familiari, quindi c'è un movimento di 6-7 mila persone che pochissimi eventi riescono a portare questi numeri. Faccio i complimenti all'amministrazione qui di Pineto che ha saputo cogliere questa opportunità, perché così facendo riuscito veramente a promuovere il territorio. Ho già parlato con alcune società, alcuni dirigenti sono già entusiasti e anche tecnicamente molti si sono complimentati perché la macchina organizzativa ha funzionato a perfezione anche sui tempi che solitamente con questi grossi impegni, con tutti questi partecipanti, a volte i tempi si dilatano, siamo stati puntualissimi. Speriamo di poter continuare così anche nei prossimi giorni. Io non so, Jacopo, se avete domande da studio per Camillo Ciancetta, anche perché siamo al rush finale della trasmissione. Allora Paolo, io volevo chiedere a Camillo Ciancetta, insomma questa sera abbiamo parlato di grandi eventi, abbiamo parlato del meeting, abbiamo parlato del Matteotti che ritorna, insomma un Abruzzo che ritorna protagonista dopo magari che c'è stata qualche defiance sulla Tirreno Adriatico, sul Giro d'Italia, ci siamo rifatti alla grande in altro modo. Ma sì, sicuramente, poi io dico, se per qualche anno non ci sarà presenza di queste manifestazioni che ha citato lei, non è un grosso problema, perché noi come ciclismo, come promozione, come federazione ciclistica guardiamo agli eventi a 360 gradi. Per noi promuovere significa guardare al ciclismo dai bambini di 7 anni in su, quindi qualsiasi attività, qualsiasi iniziativa si può intraprendere, si va avanti. Poi l'Italia è lunga, non si può pretendere sempre di avere tappe del Giro, tappe della Tirreno Adriatico, anche perché con le risorse forse a volte è meglio distribuirle in tanti tipi di iniziative e tanti tipi di manifestazioni. Quindi magari cominciamo a pensare anche a qualche altra iniziativa di questo livello per portarlo ugualmente in Abruzzo. Prima di restituire la linea allo studio, Camillo, prima stavamo parlando a microfoni spenti di questa stagione che sta entrando nel vivo, vogliamo un attimo ricordare gli appuntamenti più importanti che ci saranno anche a livello nazionale nelle prossime settimane? Sì, ma ecco, in contemporanea ci sono tante altre iniziative. Domenica prossima ci saranno i campionati italiani juniores, che l'Abruzzo parteciperà con una propria rappresentativa, poi a seguire la settimana dopo i campionati italiani professionisti, campionati italiani a squadre per tutte le categorie, campionati italiani donne, paralimpici, fino ad arrivare a metà luglio con i campionati giovanili esordienti. Poi ci saranno i campionati su pista, quindi siamo nel pieno della stagione, una stagione che non si ferma, anche perché se guardiamo al professionismo ormai con la mondializzazione il ciclismo è 365 giorni l'anno. Bene, grazie, io ringrazio Camillo Ciancetta anche per la pazienza di aver atteso qualche minuto, e se non ci sono altre domande io restituirei, Jacopo, definitivamente la linea allo studio qui da Pineto, ringraziando voi per averci ascoltato proprio durante queste interviste, e ringraziando anche Silvia Gentile per le riprese in diretta qui dalla piazza di Pineto. Linea agli studi di TV6. Grazie Paolo, noi ti liberiamo, sei stato preziosissimo questa sera, insomma ci hai fatto ascoltare le voci di Pineto, grazie anche a Silvia Gentile che ci ha fatto vedere le immagini di questa splendida manifestazione che si apre. Con le immagini rimaniamo, noi liberiamo te Paolo adesso magari negli
gli stand, puoi farti un giro magari a rinfrescarti. Rientriamo in redazione, non definitivamente perché le immagini continueranno a scorrere dietro di me, ogni tanto le metteremo, però ho interrotto Paolo Festa e allora ti do la parola, Paolo, perché in questa giornata di Revisondoli ne hai parlato anche in fase di presentazione, hai parlato dei percorsi. Sì, i percorsi sono stati completamente ridisegnati e ti dico, ero abbastanza preoccupato, anche se doveva essere un percorso completamente nuovo e tra l'altro molto più fruibile, abbiamo avuto dei problemi continui dovuti a comunque la localizzazione della gara, perché essendo in montagna fino a un mese fa c'era la neve, poi abbiamo iniziato a trovare delle vie alternative, autorizzazioni varie fra parchi, forestale, demanio e via dicendo, che ci davano dei problemi. Alla fine, fino all'ultimo giorno, abbiamo fatto delle variazioni, siamo riusciti a tirare fuori un percorso abbastanza interessante, soprattutto quello corto. Abbiamo puntato a fare qualcosa simile alle grandi gare del nord, dove ci sono più passaggi all'interno dei paesi che fanno parte dell'altopiano, quindi siamo partiti da Revisondoli toccando Pesco Costanzo, ritornando su Revisondoli, poi andando verso Roccapia, che non siamo riusciti ad attraversare quest'anno, speriamo nel prossimo anno, e siamo poi andati a Roccaraso per poi rientrare a Pesco Costanzo, tutti i passaggi nel centro storico. E i feedback sono stati abbastanza positivi, tra l'altro la giornata era bella e fresca, cosa che invece negli altri anni è stato un po' un tallone d'Achille, perché abbiamo beccato due giornate caldissime negli anni scorsi che ci hanno penalizzato anche dal punto di vista dei ristori. Gestire una gara in montagna di 60 km non è facilissimo, anche perché i percorsi e i punti da dove applicare i vari punti di assistenza sono un po' scomodi da raggiungere e abbiamo bisogno di diverse risorse, però siamo abbastanza collaudati. Lì a Revisondoli c'è un gruppo di ragazzi che si impegna tantissimo per questa gara, come Luigi, Gianluca, Rinaldo, che veramente lavorano tantissimo sul territorio e manualmente per fare questi percorsi, quindi diciamo che siamo abbastanza soddisfatti. Manfredo, vengo da te perché insomma parliamo spesso di promozione del territorio dal punto di vista paesaggistico, che è un corollario rispetto alla gara in sé, però insomma parliamo di un comprensorio che a livello paesaggistico, insomma, vedevamo delle immagini. Lui la corsa, tra l'altro. Non ha neanche bisogno di essere poi così tanto valorizzato, basta vedere. No, anche volevo intervenire sulle parole di Paolo, no, sui percorsi. Revisondoli, l'organizzatore può andare anche un po' in difficoltà, però trovi subito un percorso alternativo, perché la location penso che non è facilissimo, perché comunque essendo nel parco molti dei territori sono veramente vincolanti, non ti fanno arrivare dappertutto. E cercare le autorizzazioni è veramente veramente difficile, complicato. Più difficile di organizzare e cercare autorizzazioni su strada a volte, perché il parco soprattutto, purtroppo partiamo da un presupposto, l'Abruzzo non è il Trentino, l'abruzzese non ha capito quello che non ha capito come sfruttare una risorsa importante che è quella della nostra natura. E ti faccio un esempio solo. Uno, la montagna spaccata. La montagna spaccata. C'è una delle zone più belle che ci sono là, con una zona camping bellissima, che nessuno quasi conosce. Noi non abbiamo avuto mai l'autorizzazione per passare lì. Manfredo, diciamo del paesaggio, tu l'hai corsa, com'era la gara? La gara è stata stupenda. Noi abbiamo ricevuto diversi complimenti anche da atleti che sono venuti da fuori regione, e in particolar modo il passaggio sul piano, quello delle 5 miglia, è stato
stupendo dal punto di vista paesaggistico. Poi considera che il... Avete fatto la corta alla Luna? Io ho fatto la corta, ho fatto. considera che il, tutto il territorio, l'inverno, è conosciuto soprattutto da quelli che vanno a sciare. Siamo vicino a Roccaraso, c'è il Monte Pratello. Ripeto, il numero degli iscritti è stato anche abbastanza elevato per essere una gara di mountain bike. Noi abbiamo ricevuto, ripeto, diversi complimenti per come in fin dei conti è riuscita la manifestazione, nonostante pochi giorni prima era piovuto abbastanza, però la domenica siamo stati fortunati con il tempo. Insomma, diamo anche un po' di risultati. La corta l'ha vinta Giovanni Di Sante su Alessandro Valente. E poi un'altra vittoria per Donato D'Aurora. Sì, tra l'altro è di lì, di Castel di Sangro. Che aveva vinto già a Castilenti. Aveva vinto l'anno prima sempre gli arrivi sondoli a Castilenti e Ridolfi. Ah, Ridolfi, sì. Ridolfi, va bene, va bene. D'Aurora su Lombardi e Cola Jacopo. Allora ci andiamo ad ascoltare i primi due della corta e i primi tre della lunga nelle interviste dei Visondoli. Eccoli qua, arrivato adesso a piedi dopo aver vinto con merito questa corsa. Diciamo subito che sei stato sulla scia di D'Aurora per buona parte della gara, poi la decisione di fare il percorso corto. Sì, alla deviazione ho optato per il percorso corto perché io ero partito per il percorso corto anche non avendo un allenamento molto di fondo per le lunghe distanze, non riesco a fare una buona prestazione. Sono stato lì insieme a Donato fino alla deviazione, poi siamo salutati, ci siamo dati in bocca al lupo reciproco. Sì. Diciamo, oggi Giovanni era imprendibile, è andato veramente forte, quindi sono contento per lui. Anche domenica scorsa Scanno ha vinto il corto e quindi adesso è in un periodo di forma eccezionale e spero che continui il più a lungo possibile per lui. A entrambi chiedo su queste modifiche del percorso come l'avete trovato? Io ho trovato molto duro la parte in pianura più della parte in salita, anche perché noi abbiamo le stesse caratteristiche, in pianura facciamo molta molta difficoltà. Anche a te stessa domanda, come te la sei cavata sugli altopiani? È stata dura, non passava mai, era tutto bucato e mi è venuto un dolore di schiena di sopra, però vabbè. Stretta di mano tra primo e secondo classificato e anche l'abbraccio del percorso corto. Scontata no, perché non è mai scontata la corsa, non è detto che con la buona condizione si vince sempre, perché molto spesso ci possono essere anche problemi meccanici o comunque imprevisti lungo il percorso. Oggi fortunatamente mi è andata bene, era la corsa che volevo, dura fin dall'inizio, l'ho cercata subito di metterla sul piano della fuga e mi è andata bene oggi. Conosci bene questi altipiani, anche se l'opinione generale ormai di tutti che D'Aurora è destinato davvero ad una grandissima carriera. Ma su questo non lo so, comunque è difficile fare questa presupposizione. Quest'anno mi sta andando tutto bene, diciamo, anche se questa è la terza vittoria, non vincevo dal 19 aprile e diciamo che il mese di maggio è stato un po' sfortunato. Tra le gare di Arischia, Lanciano e Arezzano ho avuto tre gare sfortunate. Oggi ci tenevo a far bene in casa e sono contento così. Un secondo posto avendo un avversario come D'Aurora significa un successo? Ma sicuramente, quest'anno non ci si riesce a vincere, però diciamo che la squadra ha già vinto più di un paio di secondi posti, stiamo sempre lì, speriamo che a breve arriva anche la vittoria. D'Aurora è andato fortissimo e niente, va benissimo così. Beh, devo dire che questa è una gara davvero entusiasmante, sia perché il percorso è molto bello dal punto di vista paesaggistico, ma anche sul piano tecnico c'erano dei tratti che vi hanno messo a dura prova. Spettacolare, anche se in salita si perdeva qualche metro perché davanti si andava forte, in discesa con le nostre doti riuscivamo a limare qualche secondo, eravamo lì. Spettacolare, il paesaggio ottimo, meglio di questo non ce n'è.
Ti abbiamo visto subito dopo il traguardo circondato da amici, parenti, familiari che si congratulavano per questo terzo piazzamento. Sì, perché corro da tanti anni. Quest'anno, avendo aperto una nuova attività, mi alleno veramente poco. Però mi porto dietro gli allenamenti degli anni scorsi e quindi riesco ancora a stare, diciamo, ai vertici in Abruzzo. E allora queste le voci della giornata di Rivisondoli. Rapidissimamente, Paolo e Manfredo, un'esperienza che ritroveremo l'anno prossimo? Spero di sì. Dipende da cosa? Spero di sì. Spero di sì, perché comunque i giochi e i calendari si rifanno a novembre e decideremo un po' se rifarla o no, o se ci sarà qualche cambiamento. Se il comune, l'Altopiano, i comuni dell'Altopiano sono d'accordo, penso che si possa solo crescere e sfruttare un territorio del genere negli anni e farla diventare come Scanno o come Collarmele, che sono le gare più importanti ora in Abruzzo. Certo, stiamo parlando comunque di mountain bike che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni, quindi i numeri non sono certo quelli delle altre manifestazioni grosse su strada, però ci sono. A differenza forse della strada, gli eventi qua ci sono. Manfredo, l'anno prossimo lo corri o lo organizzi e basta? Corro e darò il massimo anche per organizzarlo, perché sono sicuro che verrà rifatta la marathon, la Abruzzo Marathon a Rivisondoli. E allora noi ce lo auguriamo, ovviamente, complimenti per la manifestazione MTB Marathon. Allora, è arrivato il momento dei saluti, come al solito siamo andati lunghi. Tu andavi mai così lungo, Gilberto? Non credo. No, mi capiamo. E altrimenti Cobra, che tu eri battezzato Cobra da qui, veniva direttamente con... Mi bacchettava. Ti bacchettava. No, erano anche altri temi, nel senso che il Cobra era più rigido, ma lo vedo un po' più morto. Eh sì, si è ammorbidito. Non so perché, poi glielo chiederemo dopo la trasmissione. Dopo la trasmissione, ha perso un po' di veleno. Ci vediamo, Maurizio, un po' di SMS, rapidissimamente. Salve, vorrei sapere cosa si prova a salire sul podio. E da poco che sono entrato nel mondo delle gare di mountain bike, beh, immagino che sia una bella soddisfazione salire sul podio, insomma. Noi ovviamente te lo auguriamo, visto che da poco speriamo che tu possa velocemente salirci sul podio. Ancora, segui il ciclismo over the top, stasera è la serata degli hashtag, ok, va bene. Festa infantile stasera, ecco una barzelletta per piccoli, una barzelletta, ed eterni Peter Pan ciclisti, questa mi mancava, la barzelletta via messaggio. Ho portato la mia bici Somec dal dentista, si è rotto un dente, il dentista, ma sei matto, lo devi portare dal meccanico. Ed io, allora le persone matte con i denti rotti fanno il Matteotti, uè, fa pure rima, Luciano sai chi sono? Il matto di Guardia Grele. Ne ho 100 di ste battute. Vogliamo farne un libro e ricavato in beneficenza. Saluti. Ah, simpatico. Sì. È un bravissimo ragazzo questo. Questo viene a piedi da Guardia Grele al mio negozio. Fa 50 km a piedi. Beh, e torna a piedi. È incredibile. Io mi metto in ginocchio per la seconda volta della serata. Un fenomeno assoluto. Va bene, i messaggi, se non erro, sono finiti. Ah no, ce n'è un altro. Eccone un altro. Tutti al mitico trofeo Matteotti, number one, a Pescara 19 luglio, mi raccomando, tutti al trofeo Matteotti che torna quest'anno. Ci vediamo gli appuntamenti, Maurizio, per il Molise bisogna aspettare un po', il 21 se non erro, invece per l'Abruzzo siamo un po' più, ovviamente noi invitiamo sempre ad andare qui vicino al meeting, 29esimo meeting nazionale categoria giovanissimi, il 21 giugno, primo trofeo Barpi Roma Castelfrentano categoria allievi, ovviamente a Castelfrentano, poi il 24 giugno per la pista Coppa Abruzzo su pista, prima prova a Lanciano. Questi erano gli appuntamenti, vediamo rapidissimamente anche dove potete vedervelo, insomma tutte quelle cose che facciamo rapidissimamente, perché in diretta alle 21 e per chi si mette all'ascolto in questo momento alle 21 sul canale 14 ve lo siete persi perché siamo in chiusura, però non vi preoccupate, a 00:30 c'è la prima replica, domani la seconda replica alle 17:30, io consiglio di mettere sul canale 14 il digitale del resto e non provi alle 17:30, torna alle 17:15 va. E poi la domenica invece per gli amici molisani che
continuiamo a salutare, ma ci seguono anche in streaming. Domenica replica sul canale 12 del Digitale Terrestre in Molise, su Telemolise 2 alle 20.30. Tutte le puntate sono visibili in streaming live sul sito www.tv6.it e tutte le puntate e tutti Segui il Ciclismo, per cui ringraziamo Achille Rasetta e Alessandra Portinari, sul sito www.velonews.it. Io ringrazio Maurizio Daguin in regia, Silvia Gentile e Paolo Renzetti questa sera, troupe davvero speciale per il meeting di Pineto. Io ringrazio come al solito tutti gli ospiti, partendo con il padrone di casa, Luciano Robottini. Ciao Luciano, ti è piaciuta la puntata? Tantissimo. Tantissimo, perfetto. Buonasera a tutti. Gilberto, a distanza di 5... Complimenti per il finale. Grazie. Sei stato vibrante. Sono stato vibrante. A distanza... Io ti posso dare un giudizio. Allora, 68 edizioni del Matteotti, ma 18 di Velò. Questa è la quinta che tu non ci sei. Rispetto a 5 anni fa, come la ritrovi questa trasmissione? Tu pazza, sicuramente. Sicuramente migliore. No, dai, no. Migliore, no, no. Sei un bravo conduttore e ti faccio davvero gli auguri, perché il ciclismo non è facile da raccontare nelle sue diverse sfaccettature. Nelle sue diverse sfaccettature, assolutamente. Grazie a Manfredo De Panfilis, grazie a Manfredo. Grazie a tutti. Grazie a Paolo Festa che... Grazie a voi. Se ti vuoi accomodare, tra un po' ti insegniamo il materasso e poi sarai domani mattina per la mountain bike al 29esimo meeting nazionale riservato alla categoria giovanissime. È tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21, canale 14 del Digitale Terrestre con velo numero 17. Buonanotte.